Eccoci qua ragazzi, stasera volevo presentarvi Aroma G-Spot Pleasure Lolita, eccolo qui, panna montata e fragola. Allora, l'odore, come vi dicevo, è molto buono e dopo tre giorni di maturazione me lo conferma. Io è un po' che lo sto provando, ultimo le prove con voi, ma è un po'. L'ho provato, la prima prova che ho voluto fare è stata in cloud, perché io provo sempre tutti i liquidi prima in cloud e li testo per vedere se è adatto a cloud o meno, sinceramente. È adatto a cloud, anche se secondo me, dopo faremo la prova, in flavor è molto meglio, secondo il mio punto di vista. Però è buonissimo anche in cloud. E la panna è proprio quella panna montata, non è una panna secca, cioè è buono. È un aroma molto, molto buono. Cioè io praticamente, se non fosse perché è un aroma, l'avrei scambiato per un liquido, sinceramente parlando. E si sente la panna montata e la fragola. Ma la fragola non è quella fragola nauseante in bocca. Cioè è molto, tu ci posso dire, è un bilancio di due aromi molto ma molto fatto bene. Un altro po' di goccette, sì, confermo, la panna è molto molto gradevole, una panna montata, la fragola va dietro la panna, ma è una fragola molto, non è predominante, come posso dire, è molto buono, molto buono, molto buono. L'ho provato e ho caricato anche l'Aegis, dove io ci svapo di solito di tutto, perché ha un ottimo aroma secondo me l'Aegis Obelisk 60, infatti io volevo prendere 65, ma dopo ho notato che hanno le stesse coil, per cui non so se la prendo o aspetto che scenda di prezzo, perché secondo me, avendoci le stesse coil, stessa camera, l'aroma non è cambiata di molto. Sì, c'è la ricarica veloce in 18 minuti, ma poco mi dice, perlomeno, no? Io guardo la praticità anche della pod, della cosa che vado a comprare. Ecco, in flavor è molto ma molto gradevole, ma molto ma molto buono. Sono 38 watt. In flavor probabilmente la fragola spicca leggermente di più, si sente molto molto molto, cioè leggermente meno la panna montata, però è sempre ottimo. Ragazzi, che vi devo dire? Lolita Pleasure G-Spot per me ha passato i test, sento tutte e due le note che dice il produttore. Sinceramente è veramente buono. Ancora dovrò provare l'altro, mi sembra Anarchia, e l'altro non mi ricordo il nome, comunque Tabacco e Olive, adesso non mi viene in mente, Sensual. E prossimamente li proveremo insieme, se vi fa piacere.